Villaggio del Latte arriva dopo una domenica delle fattorie didattiche aperte in linea, insomma. Sì, oggi è la giornata mondiale dell'alimentazione, quindi non potevamo, credo, scegliere una giornata migliore per esaltare, promuovere, far conoscere meglio, sfatare false credenze e fake news su un alimento fondamentale nella nostra vita che è il latte, il primo alimento che incontriamo appena nati, è un alimento familiare, un alimento fortemente nutritivo, oggi purtroppo attaccato da tante false notizie, alimentato ad arte anche dalle multinazionali per favorire altri stili di consumo. Quindi viva il latte buono, mangiamo sano, mangiamo latte italiano. Ma la principale fake news qual è? È che il latte fa male, che il latte può provocare delle malattie, che il latte è ricco di lattosio, che provoca intolleranze. Su il Palazzo Lombardia stiamo incontrando con esperti del settore centinaia di insegnanti delle scuole lombarde per dare a loro le corrette informazioni su come affrontare nei progetti di educazione alimentare il tema del latte. Lei ha detto che bisogna valorizzare di più la filiera, come si può fare? Cominciando a valorizzare e informare correttamente le famiglie sull'importanza del latte nell'alimentazione dei figli e sull'importanza di leggere le etichette e sull'importanza di privilegiare il latte più sano che c'è in giro, che è il latte italiano. Ecco, un'ultima domanda, dall'aprile scorso c'è una maggiore tracciabilità per questo prodotto, servirebbe di più secondo lei? Servirebbe l'etichetta Made in Italy su tutti i prodotti, a partire dal latte e sui derivati, ma anche di altri settori, fatti con materie prime italiane, per distinguere ciò che è fatto in Italia da ciò che è semplicemente lavorato in Italia. Un conto è la materia prima italiana, un conto è lavorare in Italia latte non fatto in Italia.